Excel 2010. Facciamo clic su File, apri, tombola con Excel. Apriamo la cartella di lavoro tombola con Excel.xlsm. Ecco, questa è già la tombola con Excel in versione 2010, originariamente era in 2003. Quindi se non vedete la cartella, cioè la sezione, la scheda sviluppo, andate su File, Opzioni, Personalizzazione barra multifunzione. Qui sulla destra c'è questo riquadro, Personalizza barra multifunzione, dovrebbe essere su schede principali. Controllate che la casellina sviluppo qui sia abilitata, perché probabilmente in alcuni casi di default potrebbe essere disabilitata, quindi non vi vedete qua la scheda sviluppo. La scheda sviluppo vi consente di accedere direttamente all'ambiente di progettazione Visual Basic, alle macro, ai componenti aggiuntivi, eccetera, quindi è fondamentale soprattutto per vedere la parte VBA del nostro progetto. Torniamo al riquadro generale, vedete che ci sono tre fogli di lavoro. Il primo si chiama schede, il secondo numeri usciti, dove vengono qui evidenziati man mano che il tabellone genera i nuovi numeri che escono nella tombola, la posizione, quindi il primo, il secondo e il numero che è uscito. Nelle impostazioni lo commenteremo tra poco, abbiamo quattro parametri che servono a rendere più flessibile l'applicazione. Qui, ecco, vedete, scorriamo le sei cartelle della tombola con i numeri disposti secondo le regole precise, di cui adesso non stiamo a richiamare, rimando al tutorial originale che è sul nostro sito nella sezione tutorial di Excel. La versione client è identica a quella server, differisce soltanto per il fatto che non ci sono i bottoni estrai e azzera. Il numero che viene estratto andrà qui in J2, cioè nella colonna J, riga 2, e contemporaneamente verrà visualizzato su ciascun PC connesso in rete e collegato attraverso l'origine dati remota a questa cartella, appunto, che è la parte server, tombola con Excel.xlsm. La versione client si chiama tombola con Excel client.xlsm e niente. E quindi i giocatori possono essere almeno due, quindi il primo sarà colui che tiene il tabellone, l'altro avrà le sei schede. Se ci sono due giocatori avranno tre schede ciascuno, tre giocatori due schede, sei giocatori una scheda ciascuno. Ogni volta che il banco o il tabellone clicca su estrai, viene fuori un numero, possiamo anche farlo adesso. Ecco, vedete, è venuto fuori 84. Non si sente adesso la voce perché è coperta dal mio audio, però vedete, viene colorato in celestino il numero che viene fuori sia sul lato server che sul lato client. E andiamo a vedere nella scheda numeri usciti, vedete, estrazione prima, estrazione il numero 84, deve essere un numero tra 1 e 90. Ok. Naturalmente con Azera si riparte da zero e si fa un altro gioco della tombola. Questo è il funzionamento per sommi capi. Andiamo sulla scheda impostazioni. Ecco, vedete qui il pronuncia vocale si può abilitare o disabilitare. Se inserite 0 non viene eseguito il file WAV associato al numero che esce. Se invece è 1, come di default, viene pronunciato. Quando viene fatto ambo terno, anche viene pronunciato il suono ambo terno, cioè come vedrete. Il percorso nella versione originale bisognava impostarlo a mano, mentre ora abbiamo inserito nella versione 2010 una ulteriore istruzione. Allora possiamo andare anche a vedere subito. Che automaticamente aggiorna quando aprite il file con il percorso della cartella in cui si trova la cartella ed è importante perché lì ci sono anche i file WAV. Nel file zip, infatti, che avete scaricato ci sono tutti i 95 suoni, 90 sono i numeri più ambo, terno, paterno e tombola, e vengono salvati nella stessa
cartella. Prima bisognava impostare la mano tutte le volte che si spostava lo zip e quindi chiaramente cambiava il percorso, no? Adesso invece abbiamo inserito ecco, andiamo in Visual Basic, nella workbook open, vedete, cioè nella routine che viene attivata automaticamente tutte le volte che si apre la cartella. Prima c'era solo User Form 1 Show, che è quello, il form che contiene la classe, cioè l'istanza della classe CTimer, che serve per il salvataggio automatico, di cui parleremo tra poco. È una funzione molto importante. Allora, torniamo nella Workbook Open, vedete Active Workbook, Sheets, Impostazioni, che è il terzo foglio di lavoro, la cella è la terza colonna, seconda riga, per non sbagliarmi, infatti seconda colonna, terza riga, ok. Active Workbook Path, quindi in questo modo viene aggiornato. Qualunque sia la posizione in cui ponete, salvate questa cartella, non dovete poi andare a modificarla a mano. Poi il salvataggio automatico. Ecco, questo salvataggio automatico l'abbiamo reso parametrizzabile perché in questo modo intanto si può vedere come funziona una classe, eccetera, c'è cioè l'esempio del codice CTimer, qui, eccetera. E poi è importante perché quando gli utenti che sono collegati in rete, cioè gli altri giocatori, appunto devono seguire l'uscita dei vari numeri, e se non ci fosse il salvataggio automatico, naturalmente i clienti non sarebbero sincronizzati, mentre invece questo form che viene aperto e viene reso nascosto, no? Il form user form 1 che conta praticamente millisecondi dall'avvio dell'applicazione, no? E ogni tot secondi, quelli esattamente impostati qui nel cella B5 del foglio impostazioni, ogni 15 secondi in questo caso viene eseguito un salvataggio automatico dell'intera cartella di lavoro server. In questo modo, siccome i client sono collegati alla cella K2, però non era J2, K2 del lato server, quindi vedranno istantaneamente o quasi il numero che è stato appena uscito. Naturalmente il tabellone non estrarrà i numeri troppo velocemente, aspetterà qualche secondo, chiaro. Ecco, quindi questo è il modello base di come funziona il lato server. Ecco, il Control S è un'altra macro che permette, Control S, di visualizzare lo User Form 2. Vedete, qui viene prelevato il nome del computer server. Naturalmente, lato client leggerà il nome del computer client. Poi il numero delle schede. Se vengono disabilitate, nel lato client, quindi questo permette, diciamo, di selezionare le schede che devono essere visualizzate nel lato client. Il tabellone avrà sempre comunque tutte e sei. Qual è il lato? Qual è, ecco, andiamo in Visual Basic. Il form è lo User Form 2, eccolo qua, in visualizzazione struttura. C'è un controllo casella di testo e un controllo frame con le opzioni, no? E il pulsante comando chiudi. Ora, all'apertura abbiamo visto, viene non solo aggiornato il percorso dei suoni, che è la cartella dove viene salvato, dove appunto risiede il progetto, ma anche viene aperto lo User Form 1. Andiamo allora nel User Form 1, la routine di Activate. Vedete, abbiamo inserito adesso anche il comando Me Hide, cioè serve a nascondere il form, perché prima veniva visualizzato nel bel mezzo della cartella e quindi poteva essere chiuso per errore. E quindi se viene chiuso, naturalmente il timer si stoppa. Vedete, Query Close, Stop Timer. Perché e quindi non vengono sincronizzati i client. Passiamo ora velocemente a vedere la versione, chiudiamo Visual Basic, la versione client. Quindi chiudiamo, non salviamo per ora, clic su apri,
tombola con Excel client.xlsm. Lo trovate nel file zip insieme ai 95 suoni che sono appunto sono i file WAV. La versione client, eccola. Ecco, questo è molto importante. Vedete che Excel, questo deve presentarvi questo message box ogni volta che lo aprite la prima volta, perché è importante aggiornare il collegamento con la cartella server, che naturalmente sarà differente a seconda della rete locale dei vostri PC, insomma. Ecco, adesso facciamo aggiorno, vedete, la casella chiave è quindi la K2, vedete? Ecco, avete bene impressione, questo è fondamentale per sincronizzare la cartella client con quella server. Qui in questo caso il percorso fa riferimento allo stesso computer, quindi inizia con una lettera dell'alfabeto, ma nel caso invece della rete, qui inizierà con il doppio slash inverso, nome computer, remoto, il nome della cartella, eccetera, eccetera, per... Ecco, vedete, deve fare riferimento a tombola con Excel.xlsm e schede, quindi il primo foglio di lavoro e il K2, la cella K2. In questo modo tutti i numeri che vengono estratti nel lato server verranno visualizzati su ciascun client. Vedete che nella parte client mancano i bottoni genera e azzera. Bene, per quanto riguarda il progetto tombola con Excel, ci fermiamo qui.